fa uso strumentale delle condizioni di avanzata gravidanza e non osserva le prescrizioni imposte. Con questa motivazione, la Corte di Appello di Bologna ha ordinato ai carabinieri di catturare e portare in carcere la 27enne di Casola Valsegno, che la settimana scorsa era stata arrestata per non essere tornata a casa dopo una visita medica in pronto soccorso. L'elenco dei problemi con la giustizia per la ragazza sembra ormai non avere una fine. Una vicenda iniziata con un'enorme quantità di droga ritrovata in possesso della ragazza e del suo compagno e i relativi sospetti di spaccio, fino agli arresti domiciliari in attesa di una sentenza definitiva. I carabinieri di Casola Valsegno, il 13 ottobre scorso, erano rimasti per molte ore appostati nei paraggi dell'abitazione della donna dopo aver constatato che non aveva fatto rientro proprio nel luogo adibito agli arresti domiciliari dopo una visita in ospedale a seguito di un malore. Dopo molte ore dalle dimissioni dal pronto soccorso di Faenza, dove era stata regolarmente visitata, la ragazza era tornata a casa solamente in tarda serata ed era stata intercettata dai militari che la stavano aspettando. La 27enne ha stabilito un singolare record. Prima dell'arresto in flagranza per evasione dai domiciliari, nell'arco dei 20 giorni precedenti, era stata denunciata altre 11 volte per lo stesso reato. Infatti, sempre con il pretesto dei controlli sanitari dovuti alla sua imminente gravidanza, aveva prolungato l'assenza ben oltre il tempo effettivo delle visite, rimanendo sempre fuori di casa senza alcuna autorizzazione. Un primato ai quali i carabinieri di Casola Valsegno hanno posto fine segnalando le ripetute violazioni alla Corte di Appello di Bologna, che ha così emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per la 27enne. I giudici, valutato lo stato di gravidanza della ragazza, prossima a partorire, hanno disposto di associarla nell'istituto a custodia attenuata per detenuti madri di Venezia. Si tratta di strutture detentive più leggere istituite con una legge speciale del 2011, dove può essere scontata la custodia cautelare di donne incinte o madri di bambini non superiori ai 6 anni. In Italia, gli istituti di questo tipo si trovano a Milano, Venezia e Cagliari.